Buonasera. Oggi ho deciso che vi racconterò una storia. Vedete che è spostata un po' la telecamera. Meglio? Sì. Oggi ho deciso che vi racconterò una storia. Visto che la prima vi è piaciuta, almeno mi è sembrato, vi racconterò la continuazione. La storia della piccola fiammiferaia 2, Valwood. Ma dai, ma fammi un piacere, va là. Che è una storia tristissima. Pure a Lourdes te l'hai mandata, dai. Dai, ma dai, racconta la storia. Almeno con su un po' di sesso, che parli di sesso, dotette. Così magari con le illustrazioni, ti vedrai come ti appunteresti. Dai, va là, vai via e lasciami il palcoscenico. Vabbè, va là, sta con le tue idee. Anzi, visto che sei abituato, potresti anche aiutarmi. Ma no, no dai, che palle! Trovati un compagno fisso o no? No, sai, prendo il primo pirla che passa. Che posta, me ne di casa mi no, mai proprio, è proprio un pirla sono. Va bene, vado a cambiarmi. Ah, comunque, cerca anche un aiutante. Va bene, te inizia. Ok. Se ben vi ricordate, nella nostra bambina l'avevamo lasciata morire dal freddo. La bambina, però, arrivò in paradiso. E tu chi sei? Sai, sono quel personaggio famoso che ha fatto tanti miracoli nella sua vita. Beh, se ci fosse meglio fede direbbe Berlusconi. Dai, cambiati e fai silenzio. Continuiamo con la storia. La bambina quindi arrivò in paradiso. Comunque, era meglio se facevo io il signore, visto che mi chiamo Angelo. Ma finisci di interrompermi? Il signore si accorse che era stato un po' troppo cattivo con lei. Allora le diede un'altra possibilità. Rimandò il suo corpo sulla terra. Fuori che lo rimandò in mezzo a una strada proprio nel momento in cui stava passando un camion. E morì di nuovo. Dai che scherzo! Il camion la schivò. Ma la macchina dopo la prese in pieno. Allora, l'è finita con Tarmonade o cosa? Te comunque puoi anche uscire, tanto in teoria son viva. Va bene, dai, questa volta ti do una benedizione dalla parte sì, mia. Sì, da gran calore la benedizione, va là, gira, tranca di là, va a fare il santin, tutti benedetti. Vabbè. Oddio, come siamo messi. Vabbè, allora la bambina, rinata, ritornò a fare il suo lavoro, vendere fiammiferi. Fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi. Cavolo, non ti ricordi che non era un tenore? C'era anche nella fiammiferaia 1. Fiammiferi, fiammiferi. Quindi il suo lavoro riusciva a mantenersi. Anche perché lei non era mai stata una bambocciona. Eh sì, non aveva mica il mamma e il papà che lavoravano in provincia. Ah, per quello non ha neanche il negozio di bici. Ah. Gli anni passarono e la bambina cresceva. Cresceva. E quei soldi che guadagnò, per ringraziare il signore, decise di andare a fare una gita a Lourdes. Vabbè, dov'è che voglio andare? A Lourdes. Vabbè, contenta di lei, dai, va là, tutti i bei posti che è, Francia, va al Disneyland, vabbè, Pimpo, Pluto, fa la bella se divertiva. Oh, senti, se lei ha voluto andare a Lourdes, lascia andare lì. Allora, visto che aveva 70 anni ormai, decise di prendersi una badante e portarla con lei. E tu chi sei? Io essere badante. Oh, ma sei messa peggio di lei. Oh, ascolta, con tutto quello che mi è costato mettere le regole, pagare i contributi, il viaggio e tutto, questo è quello che potevo permettermi. Vabbè. Era il mio sconto. Vabbè. Comunque guarda che i fiammiferi non hanno stagione, vendono sempre, come le pompe funebri. Oh, sì, beh, vabbè, si crea anche un po' bugiede che muore due volte. Appunto. Oh, vabbè. Allora, partirono in treno.
Solo che il treno, a metà strada, bucò una ruota. Cos'è che fece? Bucò una ruota. Ma dai, è impossibile! È impossibile, sono... Senti, la piccola fiammiferaia è sfigatissima, che è successo anche questo? Troppo. Sì, guarda, messa male proprio. Guarda. Arrivarono quindi a Lourdes a piedi. Su questa non fai commenti. Meglio. Allora fecero la loro gita a Lourdes. E lì successe il miracolo. Eh sì, ormai la aveva conoscenza in alto. Tornò giovane e scattante, sia lei che la badante. Yeah! Oh! Oh! Ma quanti anni hai? 20 anni! Evviva! Sì, no, no, evviva! Evviva! Sono quanti? Evviva! 12! Evviva una bella notizia! Evviva! Almeno una bella notizia! Eh sì! Una bella notizia davvero! Quindi, appunto, tornarono alla fine a casa, saltellando dalla felicità, ovviamente. È tornata al suo paesino, stremata, perché aveva deciso di tornare a piedi. Venne a cercarla un notaio. No, ancora miseria, sperando che non ne sia più. No, stavolta no. Il notaio le diede una lettera, nella quale era scritto che ereditava tutti gli averi di un lontano ricco zio d'America. Però dalla felicità e da quegli scatti da matto alla nostra piccola fiammiferaia venne un infarto e morì. No, dai, adesso che coi soldi, appena della bottiglia, no, non puoi, non puoi, no! Muori! No, non puoi morire, no, non puoi morire, no! Allora, visto che... visto che la nostra fiammiferaia morì, ereditò tutto la sua badante. Yeah!